Salve a tutti e benvenuti in questa nuova video intervista. Questa sera avremo con noi Donato Scalfari. Donato è nato a Soveria Simeri, provincia di Catanzaro, il 29 aprile del 1956 e attualmente vive a Morlupo, in provincia di Roma. Nel 2007 lui prende il primo bracco, ma l'affisso l'aveva già preso nel 2004, l'affisso del Podere Rosa, in quanto inizia la sua carriera cinofila con l'allevamento degli Epagneul Breton. Attualmente è un pensionato e ricopre le cariche di delegato SABI per le province di Latina e Frosinone nel Lazio ed è anche giudice di esposizioni per abilitato alla nostra razza. Quindi io volevo fare ringraziamenti a tutti coloro che ci guarderanno stasera, innanzitutto, e invito tutti quanti quelli che ci stanno seguendo a lasciare un like a quello che è il post di Facebook da cui state seguendo la diretta questa sera. Se vi fa piacere lasciare il like a quello che è la nostra pagina, il nostro lavoro, che va avanti ormai da più di un anno. E inoltre, se ci guarderete in differita, quindi dalla piattaforma di YouTube, lasciare un like al video e iscrivetevi al nostro canale. Questo per noi è molto fondamentale. E quindi vedo che state iniziando ad entrare. Buonasera a tutti, a Samuele Gasparini, a Renato Bernardini, sono i primissimi, siamo già a 21 collegati e con l'augurio di aumentare. Noi siamo quasi pronti, tra 2 minuti iniziamo la video intervista. Buonasera Paolo Borghetti, il nostro ospite è già pronto, qualche minuto di attesa per dare la possibilità a tutti quanti di non perdersi un solo minuto di questa serata e poi iniziamo nel vivo. Ok, allora io direi che possiamo iniziare. Donato, buonasera, benvenuto nella nostra video diretta e grazie per aver accettato l'invito a partecipare. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito che mi avete fatto. Allora, io inizierei subito con la prima domanda e quindi ti chiedo come è nata la tua passione per il bracco italiano. Ho già accennato prima che tu hai iniziato la carriera cinofila con gli Epagneul Breton, però insomma, raccontaci tu. Allora, dunque, la passione per il cane in genere e per il cane da caccia, io probabilmente è nata con me perché ricordo ancora che in Calabria avevamo un pointer regalato dal maestro della scuola elementare di mio fratello. Il pointer ancora ricordo, un bianco nero, si chiamava Dick. E, dunque, io ho iniziato nel 78 ad andare a caccia con l'amico del cuore. Lui aveva un Epagneul Breton e quindi era quasi obbligata la strada a prendere l'Epagneul Breton. Però la caccia noi la praticavamo il sabato e la domenica, per cui durante la settimana che facevamo? Io personalmente leggevo, cercavo di tenermi informato. Leggevo libri, riviste e una delle riviste che era quattordicinale, che compravo sempre, ancora conservo diverse annate, era Diana. Quindi il primo ricordo che ho erano gli articoli del dottor Bonasegale su Diana, corredate da fotografie. E con i suoi cani che lui allevava e allenava, e lui cedeva solo dopo che avessero dimostrato una certa venaticità. La mia prima bretoncina era bravina. Io avevo tempo di allenarla perché insegnavo in una scuola agraria, quindi tutti i pomeriggi l'allenavo. Arrivato a un certo punto, ho deciso di partecipare ad alcune prove. Queste prove si svolgevano il sabato e la domenica sul litorale laziale prima che ce lo chiudessero
e facessero parco. Ma erano prove semplici attitudinali per i cani iscritti e la gara alla quaglia per i cani non iscritti, come era la mia prima bretoncina, per esempio. E lì ho cominciato a conoscere molti cinofili. Molti cinofili, io ricordo un giovane dottor Massimino che giudicava il sabato e la domenica, ricordo Menegat che conduceva allora un setter bravissimo, Book, oppure ricordo il signor Van Engelenhoven, era uno dei pochi che riusciva a pronunciare il suo nome. Perché Francesco veniva alla mia stessa scuola agraria, quindi ci eravamo conosciuti anni prima. Ma io, dopo aver partecipato alla mia gara, mi piaceva guardare gli altri cani, per cui, arrivato a un certo punto, vedevo questi cani grossi, insomma, che invece di correre a perdifiato trottavano, trottavano, e ho cominciato ad avere un po' di fascino verso la razza. I primi bracchi che ho visto su questi campi di prove erano di Steni Guiducci. Poi, piano piano, ho visto una trasformazione. Il comandante Ricciardi, che aveva i Curzer, e il signor Arie, che anche lui aveva i Curzer, cominciarono a presentare i bracchi italiani. Insomma, a quei tempi, praticamente, il papà di Francesco aveva. Non vorrei sbagliare i nomi, mi pare che avesse Eolo di Monte Tricorno e Tabardi Cascina Merigo. Insomma, partivo col piede giusto, ecco, insomma, erano due grandi cani, il comandante Ricciardi presentava Imperatore, anche lui un grande cane, e avevano una genealogia che adesso che l'ho studiata, insomma, capisco quanto potesse essere importante. Ecco, questo è stato il primo contatto con i bracchi italiani. Poi nel 2007 subisco un furto, mi rubano un campione assoluto e il suo figlio promettentissimo di Breton ed ero alla ricerca di un cane. Nel frattempo, un passo indietro da qualche anno, seguivo il Bracco Italiano, il forum del Bracco Italiano, dove adesso sono anche moderatore. E quindi, insomma, lì nel Bracco Italiano si parlava, insomma, c'era Mauro Nerviani, c'era lo zio, come chiamavamo noi, adesso mi sfugge il nome, insomma, i bracchisti non mancavano. Tra questi c'era Fausto Fiocchi, che come nickname aveva Valle Santa. Contattai Fausto al ritorno dalle vacanze e presi la mia prima bracca italiana, Antea della Valle Santa. Non bellissima, ma una venaticità eccellente. Ci suggeriscono, scusa Donato, lo zio Lucio Marzano era. Lucio Marzano, sì, scusate, io in diretta non sono bravissimo, quindi qualche piccolo lapsus potrà avvenire. E quindi prendo questa cagna da Fausto Fiocchi, compianto Fausto Fiocchi, ed era figlia di Dalì del Cigliolo per la sua quintana della Valle Santa. E dietro, insomma, Dalì del Cigliolo si portava bei cani e altrettanto si portava bei cani in quintana. Quintana risaliva fino a ragazzi, l'età fa brutti scherzi. Risaliva fino al mentore, ai cani del mentore di Fausto Fiocchi, che era un cinofilo marchigiano. Durante la diretta mi verrà in mente il nome, avrei dovuto scriverlo. E Fausto è stato a sua volta per me il mentore sui bracchi italiani. Siamo rimasti in contatto fino a quando ci ha lasciato e ho sempre chiesto consigli e Fausto
sempre stato prodigo a darmeli. Burioni, Mauro Burioni era il mentore di Cesare. Esatto, esattamente. L'hanno suggerito. Ok, non so, Donato, hai terminato? Posso passare con la prossima o devi completare? Sì, tanto mi sciolgo, poi magari se c'è qualcosa riprendo. Ok, no, poi voglio sapere con chi hai legato di più in questi anni di bracofilia e se ti confronti con qualcuno nelle tue scelte allevatoriali. Ma guarda, nel mondo del bracco italiano non è difficile legare con le persone. Io finora ho trovato tutti molto disponibili e prodighi anche di consigli. E come ho già accennato, io avevo legato bene con Fausto Fiocchi. E Fausto mi raccontava sempre episodi di burioni e cose del genere, ed era sempre. Dava sempre buoni consigli. Altre due persone, io ho legato con molti, ma due persone con cui ho legato di più. Uno è Alessandro Pietrollini, che è il delegato poi delle altre tre province di Roma, e l'altro è Alessio. Aspetta, perché insomma io qui devo cercare di ricordare bene i nomi, che sarebbe veramente, veramente brutto. Alessio Scucchia. Ho legato con loro e devo dire, devo ringraziare, li ringrazio, anzi approfitto per ringraziarli pubblicamente, perché senza di loro non avrei potuto fare le mie due cucciolate. La prima a casa di Alessio, e la seconda, diciamo, in collaborazione, in una struttura di Alessandro Pietrollini. Questo perché? Perché abitando in città non è semplice tenere dentro casa, io ho anche i cani da compagnia di mia moglie, per cui non è semplice tenere molti cani, per cui loro sono stati molto d'aiuto. Mi hanno consentito di appoggiare la fattrice da loro e l'abbiamo tirati su insieme poi. Ok, Donato, tu hai già parlato insomma delle prime documentazioni che hai affrontato quando ti sei avvicinato alla razza. C'era anche una parte di istinto sicuramente nella scelta che tu hai effettuato, però comunque hai anche dovuto studiare il bracco italiano per la preparazione da giudice di esposizione, giusto? Sì, certo. Ecco, anche quello, io avevo già il bracco italiano quando ho dato gli esami da giudice, ma non ho potuto presentare il bracco italiano come prima razza, perché l'iter per diventare giudice d'esposizione imponeva due fattrici, due cucciolate e risultati ottenuti con le due fattrici. Ce l'avevo per il Breton, ho presentato il Breton. Quando poi praticamente io ho dovuto fare l'ampliamento, perché dopo un certo numero di anni, dopo un certo numero di esposizioni, si poteva fare l'ampliamento, e certo mi sono scelto i giudici che ero sicuro che avrebbero potuto arricchire il mio bagaglio culturale sul bracco. Quindi scelsi Giuseppe Colombo Manfroni, e questo è un piccolo particolare: l'esposizione si svolgeva a Siena il giorno che Giorgio Zirón vinse il derby. Quindi Il primo la data derby, potrebbe. quello. Il primo derby, quindi la data potrebbe dirla anche Giorgio. E altro giudice che non è bracchista, è un continentalista, ma è in gamba, il secondo giudice, scelsi Luca Massimino, anche lui grande conoscitore dei cani da ferma italiani, insomma. E quindi niente, si studia, si va a fare tre assistentati con giudici già esperti della razza,
e dopodiché si danno gli esami. Prima, se non sbaglio, ci vogliono anche 20 commissariati internazionali prima di. In questo momento sì, quando sono partito io non erano richiesti 20, oggi ci vogliono 20, 20 tutti segnati sul libretto da commissario di ring con almeno 10 giudici differenti. Poi l'iter è un pochino più lungo, poi c'è da fare un corso di cinofilia generale e poi c'è da... Insomma, da studiare e fare una serie di esami. Quindi Donato, ti chiedo qual è il metodo di riproduzione che tu impieghi nel tuo allevamento? Guarda, vabbè, a parte il metodo naturale, ma io guardo molto sui pedigree. I pedigree, insomma, visto che non sono giovanissimo. Molti dei cani che si trovano sui pedigree ora sono miei contemporanei, insomma, ecco, certo, sono contemporaneo addirittura di qualcuno del Boscaccio, ma non l'ho mai visti personalmente, però molti pedigree dove ci sono cani del genere di Serex delle Terre Alliane oppure Aiace di Cascina Croce, questi sono cani che io ho visto dal vivo, ho visto in esposizione, li ho visti molti anche in prova. Per cui io sinceramente cerco la venaticità. Nel bracco non è difficile fare entrambi i risultati, venaticità e bellezza, a differenza di molte altre razze, però. La cosa principale è la venaticità. È chiaro che il soggetto poi deve anche piacere, insomma. Ok, Donato, quali sono secondo te le problematiche che hai riscontrato all'interno della nostra razza? Se puoi parlare anche dell'esperienza magari da giudice. Guardate, allora, voglio partire un attimo da lontano. Noi abbiamo un problema. Ma che diciamo, secondo del punto di vista, può essere un problema, ma può essere anche un pregio. Il problema della nostra razza è che piace troppo e in questo momento sta piacendo molto a chi non fa caccia. Ora, io non sono del parere che i soggetti vadano venduti esclusivamente ai cacciatori. Certo, se su 8 cuccioli vengono 8 cacciatori, ecco la cucciolata, la prima cucciolata fatta 7 cuccioli su 8 vanno a caccia, uno sta sul divano, però perché dico perché, cioè rischiamo di allontanarci dall'obiettivo caccia, questo è vero, però nello stesso tempo, siccome i cacciatori siamo sempre di meno, dobbiamo ringraziare se qualcuno lo prende e poi diventa cacciatore, perché capita anche così, sta succedendo, se non sbaglio, a Francesco Poggi che sta cominciando a parlarne, è successo a Giorgio Ziron, scusate se lo tiro in ballo, ciao Giorgio se ci stai ascoltando, è successo alla Roberta Pelagatti, insomma. Però nello stesso tempo ci sono dei cani che rimangono sul divano e potrebbero in ogni caso portarci dei geni. Qualcuno, insomma, rabbrividirà, pur non andando a caccia, potrebbero portarci geni da cacciatore. Questa è la cosa. Poi fisicamente, è brutto vedere i cani con la coda ardita, i cani senza torace o col torace carenato, ma il cane con la coda ardita, ma anche il cane che cammina con la coda in mezzo alle gambe, quindi qualcuno anche al contrario.
E niente, ci sono in giro cani senza la grassella, per esempio, ecco. Ogni tanto vengono fuori difetti del genere, però in linea di massima direi che il cane, il bracco italiano, sta piuttosto bene, anche se i numeri non sembrerebbe che ci dessero ragione. Ok, Donato, secondo te è possibile ottenere dei soggetti belli e bravi? Sì, nella nostra razza sì, lo avevo accennato anche prima. Ci sono razze dove gli allevatori ormai hanno fatto un dimorfismo tra i cani da esposizione e i cani da prova che ha dell'incredibile. Io, cioè, se provate ad entrare in internet a trovare in un sito inglese della Gran Bretagna in genere, un cocker da lavoro, voi vi domandate che cane è, ma ci sono altre razze, ma il bracco italiano sì, si può fare sia bellezza che esposizione, molti allevatori lo stanno dimostrando e anche qualche privato sta lavorando molto bene. Ok, qual è la regione che reputi più importante e che credi, in cui credi, Allora, diciamo, da dove emergere la bellezza? io un paio di regioni citerei. Allora, una è la testa che ti dà la dimostrazione, questo è un bracco italiano. Marco, tu hai fatto degli studi zootecnici, credo, Sì. vero? Ecco, un toro in mezzo a delle vacche, non devo abbassarmi a controllare se ha gli attributi, giusto? Devo capire, quel toro dalla testa. Capisco se uno è toro e uno è vacca, giusto? Sì, in teoria sì. Ecco. Poi con le vacche, diciamo, ci sono i caratteri qualitativi, quindi Sì, c'è quella è tutto un un'altra cosa. qualcosa che con il cane Cioè, non. se qui noi diciamo che un toro è portatore di latte, insomma, vabbè, andiamo a finire in altre cose. No, la testa è la distinzione della razza. Ogni razza si distingue molto bene dalla testa. Un'altra regione che del bracco italiano io tengo molto è la groppa, l'inclinazione della groppa. E il bracco italiano deve scriversi nel quadrato, cosa che non è semplicissimo più da trovare. Bracco italiano costruito bene con la groppa giustamente inclinata, trotta veramente da Dio. Ecco. Ok, poi quali sono i risultati che hai ottenuto, se hai Allora, condotto un'esposizione in prova? purtroppo personalmente con i bracchi non ho ottenuto risultati, mi sono dedicata alla caccia, ma succede questo, che io poi da giudice non ho più presentato cani in esposizione. Come prova, non ho mai avuto soggetti da poter presentare in prova e da affidare a un dresseur. Però i figli dei miei cani, qualcuno ha ottenuto dei buoni risultati. C'è una femmina ruana che si trova in Sardegna che non so se ha chiuso il campionato di bellezza, ma insomma manca poco. Ho una femmina nella Repubblica Dominicana che ha ottenuto dei CAC e dei CACIB in esposizione e il proprietario la porta anche a caccia. E, beh, altre cose non sono a conoscenza, ma insomma la cosa principale, il mio obiettivo principale è che vadano a caccia i figli dei miei cani che vadano a caccia. Non sempre è possibile, però insomma, quelli che portano cucciole e cuccioloni a caccia sono soddisfatti per ora. Mi ha chiamato proprio pomeriggio una persona che ha un maschio dell'ultima cucciolata fatta con Alessandro Pietrollini, figlia della mia antea del Potere Rosa,
Drago di Casa Massima e Cucciolo fa 4 mesi lunedì prossimo e per esempio è entusiasta perché ha fatto una filata nella medica che mi ha dovuto chiamare per forza chiedendo, dicendomi insomma molto entusiasta di questa. Ecco, questi sono i risultati. Poi più avanti vediamo, insomma, magari se non sarò io a portare i miei cani, ecco, mia figlia Martina ha portato Antea ottenendo degli eccellenti in classe giovane. Poi ci siamo fermati per via del lockdown, quindi aspettiamo di ripartire e poi vediamo cosa succederà. Ok, Donato, qual è il cane che tieni nella memoria, a cui tieni di più, il tuo preferito, insomma? Aspettate, devo dimostrare, aspetta perché così, eccola qua. Questo disegno, questo è un disegno, diciamo, stilizzato della mia Polcevera Sibilla, che è venuta a mancare quando la figlia ha partorito, dopo pochi giorni lei è venuta a mancare. Polcevera Sibilla è una cagna che mi è stata regalata tramite amici da Riccardo Innocenti di Firenze e lei, diciamo che era un po' tutto tra i miei cani, perché adesso che era anzianotta mi seguiva in campagna, qualsiasi lavoro facevo, io mi giravo e lei era dietro a me. Oppure mentre preparavo il mangiare era capace di fare le fusa come i gatti quasi, insomma. Lei è stata la cagna con cui ho fatto la mia prima cucciolata e sono andato a caccia per diversi anni. È stata sfortunata un pochino perché mi è arrivata in un momento in cui io poi mi sono ammalato e quindi mi sono dovuto fermare per un lungo periodo, però insomma ce la siamo goduta sia io lei che lei, spero sia stata soddisfatta di me come padrone. Polcevera Sibilla era una figlia di Caravaggio, per Ok. citare insomma qualche genealogia. Donato, che tipo di persone chiedono il bracco al tuo allevamento? Ma guarda, ma sono varie perché i cacciatori sì, sono la maggior parte, però ormai, come ho detto prima, il bracco è diventato molto, molto richiesto per la sua bellezza, per la sua dolcezza. Qualcuno pensa che dice quegli occhi dolci sarà ubbidiente, invece testone, loro poi magari mi chiamano, mi dice ma sa che vuole fare di testa sua? Beh, sì, lo so, insomma, questa è una cosa che poi uno come mette il rapporto con il cane, mi sembrava che in una precedente intervista facessi riferimento proprio tu, Marco, al carattere del cane, che poi insomma uno deve interagire col cane, insomma non c'è coercizione che tenga. Beh, Il sicuramente bracco non italiano sono io l'ho preso cani, sempre con dolcezza. Prego. dicevo, non sono cani molto, cioè non sono cani disobbedienti, sono cani molto intelligenti, molto reattivi. Certo, nel momento in cui non rispettano la figura del proprietario, cosa che avviene Certo. molto per chi utilizza il cane da compagnia sostanzialmente, perché tende a Certo. umanizzarlo e viziarlo, succede poi che il cane non risponde ai comandi, e quindi È chiaro. molto Beh, importante. è chiaro che se il cane sta sempre dentro casa, il giorno che lo portiamo al parco, vuole andare ad annusare l'angolo in fondo al parco, il cane ci va. Comunque, per ritornare, ecco, al tipo di persone, oltre ai cacciatori, io ho avuto
non so, la richiesta per utilizzare al tartufo, semplice compagnia, sono venuti dei professionisti a prendere i cani per tenerli in casa per i figli o per loro stessi. Non c'è un soggetto preciso come potrebbe essere, ecco, io allevando anche il Breton, cioè, quando viene qualcuno a chiedere un Breton è un cacciatore. Col Breton fanno di tutto col Breton, ecco, col Brach italiano non potrebbero farlo perché insomma sarebbe assurdo tenere un Brach italiano al capanno. Cosa che snaturano già i Breton, figuriamoci se dovessero mettersi in testa di snaturare pure il bracco. Però diciamo che chiamiamo insomma clientela, ma non è proprio così. Chi mi chiede il bracco italiano è un pubblico eterogeneo, insomma, non è una sola categoria o che cosa. Ok, ma che mese invece cedete il cucciolo? Guarda, io sono orientato sempre a cederlo prima possibile, nei termini di legge, ovviamente. Ho avuto sia nella cucciolata con Sibilla, sia nella cucciolata con la figlia, ho avuto persone che sono venute al 60° giorno, il giorno che io ho messo il microchip con il veterinario, sono usciti dal veterinario col cucciolo, però sono scelte, è chiaro. Io dico che il cucciolo, se dovessi prenderlo io, lo prenderei prima possibile. E io, quando me lo chiedono di cederlo a 60 giorni, lo cedo tranquillamente perché si abitua e apprende di più con il nuovo proprietario, cioè si affiata. Stavo per dire amalgama, ma insomma, l'affiatamento col proprietario e gli insegnamenti del proprietario vengono recepiti meglio. Guarda, posso dirti con tranquillità di questa cucciolata, la prima cagnolina che sono venuto a ritirare al 61° giorno, dopo una settimana, la persona che l'ha presa le faceva eseguire il seduto e il terra con il croccantino, ovviamente. Mi ha postato il video dove faceva appunto questi esercizi. Il cane, cioè, se rimane a contatto con me stretto, magari è più difficile, ma rimanendo nei box con la madre o con altri cani, potrebbe prendere qualche abitudine che magari non è gradita al nuovo proprietario, per cui per conto mio 62-63 giorni dopo la prima vaccinazione, chiaramente poi chi lo prende sa che ha fatto una sola vaccinazione e sa che deve farne un'altra e tenerla ancora qualche giorno dopo riguardato. Insomma, queste io sono tutte cose che spiego. No, vabbè, sì, è Considera una che, tua opinione, poi è chiaro che. certo, no, io nel senso, quando qualcuno prende il cucciolo molto piccolo, io spiego sempre delle vaccinazioni e di tutto il resto. Ma io ti posso dire che con questo periodo così brutto, così poco ricco di contatti diretti. Io questa cucciola di cui ti parlo mi è stata prenotata che aveva 10 giorni, l'ha vista in fotografia, ha detto io voglio quella. Quando i cuccioli avevano pochi giorni, meno di un mese, erano già tutti sistemati, perché questo non so se è buono o meno, però insomma in questo periodo particolare è successo questo. No, vabbè, l'importante insomma che si arrivi al 60° giorno, che stiano con la mamma, poi se No, per carità, nessuno. guarda, non, neanche se me lo pagassero il doppio lo farei uscire. Anche perché la mamma ha continuato ad avere latte
7-10 giorni e praticamente diciamo ha ritirato il latte da sola, ma se l'avessi lasciato ancora qualche altro giorno i cuccioli, praticamente avrebbe allattato ancora, ecco. Sì, allattano anche 70-80 giorni. Senti, Donato, ma il cucciolo che vendi lo fai scegliere al proprietario o fai tu una preselezione in base ai proprietari che ti si presentano? No, no, sempre al proprietario. A meno Senti. che, certo, a meno che il proprietario non vuole quello che ho scelto per me, però io lascio scegliere, chiaramente chi tardi arriva, mal alloggia, come si dice, no? Il primo sceglie sull'intera cucciolata, appunto, a meno che io non ho già deciso di prenderne uno, di tenerne uno. E poi gli altri, mano a mano, io dico, i cuccioli disponibili sono questi, e scegliete voi. E ritieni che queste persone siano sempre giuste per convivere con la nostra razza, con il bracco italiano? Sì, io dico di sì. Dico di sì perché aspetta, vorrei trovare ce l'ho nella testa il pensiero, cioè chi vuole un brac italiano già si è selezionato da solo. In questo senso, cioè il brac italiano non è un cane per chiunque. Chi arriva al brac italiano è perché magari ne ha avuto uno prima o qualche amico l'ha avuto, cioè non si desidera un brac italiano solo perché uno ha visto una fotografia. Io sto sul forum, sto nei social, io vedo persone che chiedono molti consigli e quando arrivano a decidere del brac italiano cioè sanno già a cosa vanno incontro, insomma, ecco, sanno già. Finora non mi è mai capitato, ma oddio, mai proprio, avrei ripreso volentieri indietro una cucciola della prima cucciolata, ma non perché lui la potesse trattare male o che cosa, m'era andato in antipatia un personaggio, però la cagnolina sta bene, gode d'ottima salute, la porta a caccia, è bravissima, eccetera, eccetera. Quindi chi viene a prendere il baracca italiano, finora io ho avuto sempre ottime persone, mi mandano fotografie tutti i giorni ancora per farmi vedere come stanno, insomma. Io sono rimasto molto soddisfatto delle persone. Senti, invece qual è il tuo tipo di ideale, qual è il tuo prototipo e come pensi di ottenerlo? Allora, beh, bello come Rivana del Monte Alago. E il Rivana purtroppo non l'ho vista mai in prova, ma un treno come Serex che ho visto in prova, o anche te ne cito uno vicino, Marco, come Quasimodo, non Quasimodo II, Quasimodo di Casa Massima che ho visto in prova un anno che ero fungevo da sparatore in Coppa Italia e c'era Rebaschio che portava i due cani e io ero emozionatissimo a vederli muovere. Serex era capitato in una saggina che lo copriva. Ci regolavamo del cane vedendo il mare della saggina, la saggina che si muoveva. Di Quasimodo mi ricordo cantò appunto e non sparai all'involo della fagiana. Non sparai perché avevo avuto l'impressione che ne avesse un altro davanti e ebbi un piccolo rimprovero dal giudice Bianconi
non proprio un rimprovero, ma si era meravigliato anche Rebaschio. Assisteva alla prova anche Massimo Scevi, e da signore qual è Massimo, disse a Rebaschio, fece segno a Rebaschio di non continuare. Insomma. Ecco, quei due cani quella volta mi avevano veramente impressionato. Quindi sarebbe stupendo avere un cane bello come Rivale è forte come sti due cani, per esempio. Ok, È il sogno di tutti, penso. e invece cosa consiglieresti ai giovani che vorrebbero iniziare ad allevare oggi? Guarda, armarsi di tanta modestia e non avere paura di chiedere a chi ne sa più di loro, seguire qualche, non uno, ma più allevamenti, più allevatori, avere la possibilità di stare anche vicino a qualche giudice non sarebbe male, sia in esposizione che in prova, e avere pazienza nel senso, di trovare la femmina giusta a cui dare il maschio giusto, e i risultati si possono vedere in questo modo. La fretta di prendere un cane e accoppiarlo, insomma, potrebbe tradirli. Ecco. Tranquilli, ci sono tantissimi allevatori disponibilissimi a dare consigli, a fare vedere i propri allevamenti, i propri cani. Più di questo, ecco, direi che non saprei proprio cosa dire ai ragazzi, però non abbiate fretta, non abbiate fretta di scegliere il vostro cane. Partite da una buona femmina, perché i maschi buoni ve li andate a cercare, studiate le genealogie e cercate di accoppiare sempre con la testa, cioè cercate cose mirate, non affrettatevi. Ok, io ho terminato con le mie domande, inizierei a leggere i commenti. Ci sono state quasi 50 persone che ci hanno visto questa sera. Inizio con i saluti di Samuele Gasparini, Renato Bernardini, Paolo Borghetti, Giampaolo Emidio Paoletti, Francesco Pariè. Giampaolo, ciao, sei sempre in prima fila. Tutte Sempre, tutte le puntate, non ne perde una. le puntate. È lui che mi ha dato il primo input. Io non ero rimasto un po' fuori. Un giorno mi arriva un messaggio da Giampaolo, anche lui un buon amico di Fausto Fiocchi, Giampaolo. E Giampaolo mi dice: guardati, c'è la diretta stasera, e lì ho cominciato a seguire le dirette. Ti ringraziamo. Poi c'è Francesco Parietti, come ho già detto, Diego Marani, Rossella Grassi, Stefano Branca, Ciao Stefano. Nicola Peretti, Ciao Nicola, Davide. prima o poi ci conosciamo. Nicola è un mio vicino, è nel paese qui vicino, caccia anche lui con bracchi italiani. Ci siamo conosciuti per caso sui social e prima o poi cacceremo insieme. Ok, poi c'è Samuele Gasparini che pone la prima domanda: come scegliere i produttori per le sue fattrici? Beh, innanzitutto io devo sapere che cosa ho in mano come fattrice. Cioè, il primo giudice dei cani, lasciando stare che insomma io sia giudice d'esposizione, il primo giudice dei cani deve essere il proprietario. Sapere cosa ha in mano, il pedigree, cioè gli antenati, tutto quello che ho fatto sparire. Scusate un attimo, oh, scusate, avevo toccato un tasto, era sparito tutto. No, quindi prendere. Dopodiché, in base a quello che hai in mano, ti vai a vedere quello che può andare bene per quel tipo di pedigree, per quel tipo di cane che hai in mano, se vuoi. Io adesso Ok. non so,
Insomma, No, se è Samuele è un abbastanza neofita, chiaro. Samuele è un neofita, è iniziato da Sì. poco, ha preso un bracco da poco. Poi Jenny Rosa, buonasera a tutti, Francesco Poggi, Donato Racanati, Pierluigi Lampugnani, qui iniziavano a suggerirti che lo zio era Lucio Marzano e poi Sì, c'era... grazie, grazie. Scusatemi, ma è stata una gaffe terribile, cioè non avrei mai dovuto dimenticare Lucio Marzano. Poi Marcello Tedeschi, buonasera, Giuseppe Mallardi, anche lui saluta, Gianni Petruzzi, Gino Rubino, Alex Petrolio che è Alessandro Ciao Petrolini, Alex. Alex, poi sì. Maurizio Patriarca, tua figlia Martina Scalfari che è arrivata, Martina, ciao mammi. Rossella Grassi che dice sono ubbidienti ma anche piuttosto anarchici. Beh, guarda, direi di sì, insomma, sono ubbidienti, però, insomma, non dimentichiamo che, anche se non lo portate a caccia, sono cani da caccia. Cioè, io ve la dico, qualcuno si scandalizzerà, ma io, allora, per via della mia sordità, io caccio con il satellitare sul brach italiano e sul breton. Cioè, se la mia antea, la scorsa stagione venatoria, si è fatta portare via da un capriolo, e io, arrivato a un certo punto, ero disperato perché mi segnava 1247 metri. Dice sì, sono anarchici, ma insomma, dietro al capriolo ci vanno un po' quasi tutti i cani, insomma, a meno che non abbiano avuto una scollarata, scusate. La parola è brutta già solo a sentirla, figuriamoci se a metterla in atto. Quindi, insomma, non dimenticate che avete un cane da caccia. Quindi, cercate di educarlo nel miglior modo possibile, ma se lo portate nel bosco, quello se ne andrà in giro a cercare selvaggina. Ok, poi Stefano Montesi, anche lui discute sul fatto che il bracco italiano è un testone. Santo Laro dice buonasera. Pierangelo Lombardi, un saluto affettuoso a Donato. Lombardi, ciao Pierangelo. Pierangelo ha una figlia, adesso non ricordo se è un maschio o una femmina, credo, la figlia di Sibilla, di una cucciolata fatta da Fausto Fiocchi. Perché dovete sapere, scusa, faccio un Sì, breve, prego. quando io sono stato male, Fausto, ho appoggiato Polcevera Sibilla, l'ho appoggiata da Fausto. Fausto cercava una femmina per fare una cucciolata. Ha fatto la cucciolata e poi purtroppo Fausto si è ammalato a sua volta e me l'ha restituita. Ecco, questo è Pierangelo ha una cucciola che porta l'affisso della Valle Santa, ma è figlia di Sibilla. Ok, poi abbiamo Roberta Lotta che saluta anche lei, Danilo Francescangeli, Alessio Scucchia che ti sta guardando, dice grande Di Donato, peso, peso. Angelica Sassudelli che scrive buonasera Donato, saluti da Bice. Ecco, Angelica è la ragazza che a 2 mesi e mezzo fa fare gli esercizi alla cucciola. Buonasera, Sicuramente. Angelica. Certo, Il momento in cui il cucciolo apprende più roba, quindi. per questo io sono stato contento di darlo a quell'età. Poi Simone Daneri, buonasera a Sì, tutti. E buonasera Simone. poi Alessandro Petrolini che scrive: la cucciolata che abbiamo fatto è stata una bella esperienza. Reputo Donato una persona corretta con la quale spero di poter portare avanti altri progetti come questo. Ragazzi, io mi commuovo facilmente, non fate troppe. Però Poi, Alex, tutto vai. quello che ha scritto Alex di me, Marco, io posso dirlo di lui, io è una persona d'oro. Andiamo avanti, che se no sembra uno sviolinato arrivato a un certo Poi Nicola Peretti, sarà un piacere, alla prima utile ti contatterò. punto. Va bene, Nicola. Valeria Sacchet dice buonasera e Pierangelo Lombardi specifica che la Femmina, squadra è ecco, una femminuccia. specifica che era la femmina. Va bene, Donato, i commenti sono questi, non è arrivato null'altro.
Io ti ringrazio di essere stato con noi, ti ringrazio della serata. La registrazione più breve della storia, forse, della storia da quando cominci. No, abbiamo No, fatto abbiamo 50 trattato minuti, quindi. tutti i punti. Io sì, Arrivano i ti saluti di ringrazio. Massimo Scevi che è arrivato e ha finito in Massimo, questo grande momento. signore, Massimo. Allora, guarda, prendo lo spunto per dire una cosa. Nel mondo cinofilo, soprattutto delle prove, ci sono i professionisti di dresseur, poi ci sono quelli che possono, si usa a chiamare gentleman, non so se anche tra i bracchi, ma negli inglesi fanno così. Il gentleman è la persona che porta i suoi cani senza il dresseur. Ecco, Massimo ha dei cani fortissimi e spesso li porta proprio lui in prova, per cui possiamo definirlo, a parte che è un signore d'animo ed educazione, possiamo definirlo un gentleman perché porta i suoi cani. Speriamo di averlo qui con noi per poter intervistare anche lui, che sarà E sicuramente penso molto che da Massimo interessante. potremmo avere diversi spunti d'apprendimento da Massimo. Va bene, Donato, io ti ringrazio, non c'è altro, ci rivedremo prossimamente quando riaprirà tutta questa storia. Quando si apriranno i giochi di nuovo, speriamo Certo. presto. Grazie a Va bene. tutti, buona serata, in bocca al lupo, un abbraccio a voi e ai vostri bracchi. Ah, Ciao. un attimo, è Eccolo. arrivato Carlo Piacentini che fa una domanda. Appunto, Carlo, con una grande domanda. Carlo. Buonasera a tutti e due. Domanda per Donato e anche per Marco, sempre in merito alla scelta dello stallone. Meglio scegliere uno stallone con un concetto di compensazione di difetti oppure con un concetto di accentuazione e ampliamento dei pregi della fattrice per la scelta dello stallone? Spero aver espresso, la domanda in modo chiaro. Grazie, scusate del ritardo. Ma Tocca a tu. guarda, la domanda è molto chiara. Certo, io posso citare, guardate, mi è venuto in mente una volta un caro amico anziano che ancora oltre 80enne frequenta i campi da prova. Aveva una cagnolina lunga, ritorniamo al Breton un attimo, aveva un Breton lungo e dico peccato, dico, è brava, ma peccato un po' lunga. Dice no, ma mo gli do un cane corto, scusate il dialetto, ma lui parlava così, parla ancora così. No, ma mo gli do un cane corto così i cuccioli vengono giusti. Se fosse così sarebbe semplice. Diciamo che non saprei tra i due quale scegliere. Probabilmente sceglierei la seconda, cioè qualcosa che possa ampliare i pregi, ampliando i pregi nello stesso tempo possa coprire un pochino i difetti. Adesso non so se sono riuscito ad essere chiaro nella mia esposizione. Tra cercare di coprire i difetti e ampliare i pregi, io preferisco la seconda. Sicuramente è un intervento importantissimo, quello, cioè, interessantissimo. Quello che penso io è che con la compensazione non c'è nulla di certo e di scientifico, c'è chi ci crede, Certo. ma non è nulla di provato. Io più che altro crederei in quella che è la similitudine, che poi è molto vicino al concetto di consanguinità, cioè quello di fissare alcuni caratteri nel momento in cui sono sicuro di aver fissato uscire in eterosi completa e totale con un cane che mi rappresenta lo stile di razza e lo standard di Ma razza. Questa io è la mia idea. personalmente non amo la consanguinità. Io una volta sola che l'ho provata, ma tantissimi anni fa, su un'altra razza, non ne sono uscito soddisfatto. Per cui, ma io non lo so. Insomma, ecco, tra i due ritorno a dire, se dovessi cercare di coprire un difetto o invece di aumentare un pregio, io punterei più sulla seconda. Anche se l'episodio che vi ho raccontato del cane lungo, il cane corto, insomma, lascia il tempo che trova. Sulla
Su questo, per esempio, che purtroppo non si trovano più gli scritti, ma su queste cose io ho letto molto per quanto riguarda la rivista online Continentali da Ferme del dottor Bonasegale. Ecco, quello non ne perdevo mai uno. Il dottor Bonasegale fa molto spesso riferimento alla genetica, alla fissazione dei difetti, dei pregi e tutto e così via. Quello sarebbe bello cercare di trovare Per i suoi questo, scritti. penso che per fissare comunque bisogna andare in similitudine, cioè se vedo due cani che hanno lo stesso pregio, c'è la possibilità che penso di farli accoppiare. È chiaro Certo, che una chiaro. consanguinità stretta, fratello e sorella, è un rischio, ne abbiamo già parlato in altre Ma occasioni, è un rischio temo abbastanza. che non sia più possibile per quanto riguarda l'ENCI. Eh sì, perché Credo adesso c'è che il ci siano dei prelievo. paletti adesso. Certo, però diciamo dei rientri di sangue su cani importanti io li prenderei in considerazione Ma per poi, rientri di ripeto, dopo sangue. aver fissato, uscirne in eterosi. Certo, rientri di sangue che non siano padre e figlio, fratello e sorella, o madre e figlio, questo qua sicuramente. Cioè, credo che in qualsiasi certificato si vada a controllare, ne abbiamo di rientri, ne abbiamo. Qualsiasi allevatore ha fatto dei rientri di sangue. I cani importanti, diciamo, dovremmo averli dai nonni in poi, perché poi quelli che genitori dovrebbero essere cani ancora in carriera di cane Certo, sufficientemente giovane. certo. Comunque, poi stanno arrivando tutti i commenti adesso, praticamente. Dice, vabbè, qua non riuscivo a vedere il video, non so, non credo sia un problema dovuto a noi. Consiglio di aggiornare la pagina. Tommaso Poggi ti Eccolo. saluta e ti saluta Briseide. Con carriera da tartufaia. Stefano Branca che dice: tu resisti il piacere a Fausto. Restituisci, sì, Ah, restituisci il piacere a restituisci. fare, sì. Ok, sì. Beh, Fausto mi è rimasto nel cuore ancora, ma è scomparso da un paio d'anni, poco più di 2 anni. Fausto era una persona eccezionale. E Poi c'è il Stefano era anche suo commento. buon amico. Sì, la scelta del Ok, poi c'è il maschio. commento di Alessandro. La scelta del maschio va valutata in base a tante componenti: vicinanza dello stallone, conoscenza dei soggetti, disposizione e possibilità di vederli dal vivo, capacità dello stallone a coprire, eccetera. Beh, sì. Ecco, Alessandro è uno strenuo sostenitore del fatto che il bracco italiano debba essere fornito lo stallone. Mi capite, no? Nel senso che ci sono dei cani di stazza più grande che hanno l'attributo maschile molto piccolo, per esempio, no? Ma invece il bracco italiano lo deve dimostrare. Anche perché abbiamo sperimentato con Alessandro che abbiamo visto che poco fornito non riusciva ad arrivare a contatto con la femmina. Un altro cane, non quello che abbiamo utilizzato. Ok, poi Danilo Francescangeli dice: qualche consiglio per un cortalista che vuole iniziare con il bracco? Niente, andare a cercare Allora, Danilo Francescangeli, in che zona si trova innanzitutto? Dopodiché, per cominciare con un bracco bisogna andare a cominciare a vedere gli allevamenti. Un allevatore serio farà vedere anche i riproduttori in movimento, li fa vedere piazzati, tutto qua. Girare, diciamo il Cortal è un cane continentale come continentale il bracco. Certo, il Cortal c'ha il suo galoppo costante, così il bracco, se prende un bracco veramente
forte, avrà un bel trotto che non è che se il bracco trotta e il Cortal corre, il Cortal è più veloce. Il bracco italiano ha un trotto che qualcuno definisce spinto, per cui la velocità non ne risente assolutamente. Per quanto riguarda il resto, sono due continentali, hanno molte cose simili, almeno il tipo di selvaggina è simile. Poi Alessio Scucchia chiede, penso che scegliendo il più bello tra i più bravi non si sbaglia quasi mai. Eh beh, certo. D'accordissimo. Alessandro, di nuovo non sempre sono tutti disponibili ad affrontare i costi di un viaggio di centinaia di chilometri per far coprire una femmina. Molto spesso si cercano i maschi che sono nelle vicinanze. Poi, prova, si è bloccato Donato. Prova, l'abbiamo perso. Va bene, comunque eravamo in dicitura di arrivo. Abbiamo terminato. No, io volevo dare a questo punto un consiglio a Danilo che chiedeva, ora esce che è di Acqua Sparta, quindi è vicino, è del paese del giudice Barbieri, quindi chi meglio di lui può consigliarti. Io da parte mia ti dico sicuramente che un cane che ha grandissime capacità di ragionamento è un cane molto intelligente e a differenza dei tedeschi può prendere decisioni di testa propria, perché è un cane che ha dal punto di vista comportamentale tanto retaggio di quello che è secondo me il comportamento primitivo lasciato dal lupo, perché comunque un cane selezionato in antichità e ha mantenuto molti comportamenti che probabilmente rivediamo tutti i giorni. L'esempio può essere quello di scavare nella cuccia prima di addormentarsi. Eccolo, Donato è arrivato. Eccomi, scusate, non capisco che No, cosa possa essere successo. niente, niente, niente. Io stavo continuando il commento di Danilo Francescangeli che dice di essere di Acqua Sparta. Quindi ho detto innanzitutto è vicino al giudice Scusa, Barbieri che... Marco, Mi di Acqua senti? Sparta? Sì, Sì, di Acqua adesso sì. Sparta. Beh, Sì. in Umbria c'è qualcosa, altrimenti basta che si allunga. Lunga di poco, non deve allungarsi. Nelle Marche c'è Marinangeli, in Emilia-Romagna c'è Sanchi, insomma, in Umbria c'è Alessio Scucchia, c'è Barbieri, insomma, in Barbieri è Bracchi proprio c'è. dello stesso paese, infatti dicevo appunto questo, che potrebbe comunque chiedere consiglio a lui. Poi, in ogni caso, ci sono Certo. state queste interviste proprio per dar modo di far conoscere gli allevatori. Ti Chiaro, consiglio ma di vedere anche le comunque precedenti e quindi poi di scegliere. in ogni caso, ecco, come ho detto prima, non è che bisogna andare e comprare subito. Uno si può, c'è cioè per esempio un ragazzo qui di Morlupo che si è appassionato al bracco italiano, mi ha contattato, abbiamo parlato un po', ma non è che devi comprarlo subito, per cui meglio di Barbieri, insomma, in Umbria credo che per avere consigli, per avere poi Giovanni è sempre molto disponibile, per cui insomma fare una chiacchierata con un neofita credo che non abbia assolutamente problemi, Giovanni. Ok, Donato, questo è tutto. Poi sono arrivati grazie, ringraziamenti e i saluti di Giampaolo Emidio Paoletti. Di Quindi Giampaolo, grazie. ritorno a ringraziarti a questo punto e a salutarti con l'augurio di Allora, vederci. io grazie ancora per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Nella mia mente era quella di parlare un paio d'ore addirittura, di sforare l'ora e mezza, ma insomma, vedo che poi alla fine No, non te l'avrei fatta il sforare perché discorso. sennò erano cacchi miei poi caricare il video, quindi sì, Però va vedo che bene. insomma gli argomenti li abbiamo trattati Sì, tutti sì, sì. quanti. È durata 1 ora e 5, quindi direi che è giusto. Va bene. Nella vita, insomma, ecco, io ancora mi ritengo uno che deve pronto ad imparare. In cinofilia poi non si finisce mai perché c'è l'evoluzione delle razze.
poi evoluzione degli standard, evoluzione, 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 insomma, non si finisce mai di imparare. Io, se posso consigliare agli amici che hanno voglia, andate a leggere lo standard commentato De Giuliani sul sito Sì, della SEC. l'ho È pubblicato anche molto sulla pagina, ne parleremo nei prossimi giorni sicuramente. interessante. A Faremo dei noi giudici commenti. cambia un pochino le cose, a noi giudici, perché ci sono alcuni punti di cui ci invitano a tenerne conto, ecco, insomma. Certo. Ma poi è fatto abbastanza bene, è anche illustrato, ci sono foto importanti, di cani importanti. Ecco Aiutano sicuramente lo studio. un altro giudice che io a suo tempo ho scelto per fare gli assistentati, Claudio De Giuliani, grande competenza, ma soprattutto una grande sinteticità degli argomenti, insomma, veramente un maestro, ecco, un maestro. Va bene, Va bene. Donato, ti ringrazio e ti risaluto nuovamente. Ciao ciao, buona Grazie, saluto serata. a tutti. Ciao, buona serata. Allora, io vi ringrazio di essere stati con noi. Noi ci vediamo martedì, non ho ancora nulla in programma, quindi se qualcuno volesse essere intervistato, avesse voglia e la possibilità, ci facesse sapere tramite la chat privata della pagina BTV. E nulla, quindi io vi rinnovo l'appuntamento che vi verrà comunicato sicuramente con la locandina, le solite 24 ore prima. E niente, ci vediamo alla prossima, speriamo di aver fatto un buon lavoro. Ciao ciao!